Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo, oggi parliamo di prevenzione del diabete. In questo canale spesso si è parlato di cosa fare una volta che si ha la diagnosi del diabete, ma magari è successo a un familiare o comunque si è scoperto tramite una visita che c'è una certa familiarità, oppure si è una condizione che può predisporre l'insorgenza futura di diabete. In questo caso si parlerà principalmente di diabete di tipo 2. Però, come si può prevenirlo? Questo lo scopriamo dopo aver detto che io sono Emanuele, sono studente di medicina al terzo anno e sono ormai diabetico da più di 15 anni. Nonostante questo, ho comunque fatto tutte le mie attività, non ho mai avuto problemi e sono stato anche campione italiano e facevo ciclismo a livello agonistico per più di 7 anni. Per poter dire come prevenire, dobbiamo innanzitutto identificare quelli che sono i fattori di rischio. Ad esempio, uno può essere l'età. Andando avanti con l'età diminuisce l'efficienza ovvero di tutti gli organi e dato che comunque abbiamo una dieta molto ricca, dato che comunque già in Italia si mangia molto e bene, poi che si è associata all'inefficienza progressiva degli organi andando avanti con l'età, bisognerebbe quindi adattare l'alimentazione, ma l'alimentazione lo vedremo anche più avanti. Un'altra problematica possono essere ad esempio fenomeni autoimmuni. Cosa sono i fenomeni autoimmuni? Dobbiamo capire innanzitutto in che modo il sistema immunitario funziona. La sostanza estranea viene riconosciuta come non self, ovvero non propria dell'organismo, mentre una cellulina normale che fa le sue funzioni viene riconosciuta come self, ovvero propria dell'organismo. In questo modo viene riconosciuta la differenza tramite una serie di molecole che sono espresse sulla membrana della cellula esterna. In questo modo, se la cellula esprime queste molecole, vuol dire che è dell'organismo e quindi non deve essere attaccata. Se non le esprime, vuol dire che è una cellula estranea, una sostanza proveniente dall'esterno, per cui il sistema immunitario l'attacca. Ecco, possono esserci dei momenti in cui il riconoscimento tra self e non self non sia così preciso. E quindi il sistema immunitario attacchi le cellule dell'ospite. Ok, questo si parla di fenomeni autoimmuni, ovvero autoimmunità, nel senso di immunità, sistema immunitario, quindi attacca l'individuo. In questo caso è più possibile avere predisposizione dell'insorgenza di diabete tipo 1, in quanto è dato dal fatto che il sistema immunitario attacca le cellule del pancreas. Quindi in questo caso prendiamo il mio esempio: le mie cellule del pancreas non funzionano più, ovviamente non tutto il pancreas, ma quello endocrino. Gli anticorpi attaccano quindi queste cellule che producono insulina e glucagone, e in questo modo il corpo man mano ne produrrà sempre meno. Motivo per cui deve essere introdotto successivamente tramite l'insulina. Le prossime tre sono correlate, ovvero alimentazione malsana, obesità e inattività fisica, che possiamo tutte rientrare come stile di vita, anche se in realtà ad oggi si tende a differenziare tra sport e stile di vita. In realtà con sport si intende io sono andato a correre mezz'ora, ok? Stile di vita vuol dire persona attiva o passiva, ad esempio sto tutto il giorno sul divano dopo che sono andato a correre, oppure comunque faccio su e giù per le scale, mi muovo, cammino, mi muovo a piedi, prendo la bici e sono spesso in piedi, ecco questa è la differenza. Però in realtà possiamo mettere tutto dentro lo stesso calderone, perché comunque se c'è obesità ci sono entrambe le problematiche, ovvero sia inattività fisica sia un'alimentazione malsana. Ovviamente non stiamo qua a fare tutto il preambolo, la discussione su quella che può essere l'alimentazione. Vabbè, l'alimentazione malsana è il mangiare di più a tavola, il mangiare male, grassi, un eccesso di zuccheri. Tutti poi sappiamo più o meno a grandi linee cosa può essere mangiare male. Io ho già fatto altri video sul canale, per cui e comunque si possono trovare un sacco di informazioni nell'internet. L'inattività fisica è ovvio, in quanto lo sport riduce quello che è la glicemia, in quanto per muoverci noi abbiamo bisogno di zuccheri, perché i muscoli consumano energia e questi zuccheri li prendono ovviamente dal torrente sanguigno. Prendendo dal torrente sanguigno, quindi si abbasserà la glicemia e di conseguenza sarà più stabile. Se noi non ne ci muoviamo, per cui gli zuccheri restano disponibili nel sangue e mangiamo tanto, per cui continuiamo ad accumulare zucchero, può essere che il nostro organismo a una certa non riesca più a reggere il carico di lavoro, per cui pian piano si potrà andare incontro all'incapacità di produrre una sufficiente quantità di insulina a fronte della quantità di cibo introdotta. Abbiamo anche alcune malattie croniche, pensiamo ad esempio all'ipertensione. È stato notato tramite una serie di evidenze scientifiche che c'è una certa correlazione tra quella che può essere ad esempio l'ipertensione e il diabete. Ci sono già correlazioni tra queste due problematiche. Uno degli organi su cui si può ripercuotere è il pancreas e può quindi insorgere
sotto forma di diabete tipo 2. Altra problematica può essere una gravidanza. Durante la gravidanza c'è la possibilità di andare incontro a quello che viene chiamato diabete gestazionale. Durante la gravidanza è quindi possibile avere alterazioni di quelle che sono le glicemie. Quindi non avendo glicemie stabili significa che bisognerà destabilizzarle tramite l'ausilio di insulina o di farmaci ipoglicemizzanti. In genere comunque tendono verso risoluzione, ma una parte di queste sviluppa diabete tipo 2 in seguito alla gravidanza. Infine, l'ultimo fattore è l'etnia. Ci sono alcune etnie che sono più predisposte rispetto ad altre. Me le sono scritte perché sennò me le ricordo mica. Gli afroamericani, gli ispanici, i nativi americani hanno un maggiore rischio di sviluppare il diabete. Una volta avendo detto tutte queste cose carine, vediamo effettivamente in modo concreto cosa possiamo fare per prevenire il diabete. Innanzitutto, se sei un fumatore, smettere di fumare. Il fumo è responsabile del 95% dei tumori al polmone, che già lì dico, pensierino di smettere di fumare, potremmo farlo. Oltre a questo, bisogna considerare che danneggia tutte le vie respiratorie, questo si ripercuote poi sul cuore, è il principale fattore di rischio per il cuore è appunto il fumo di tabacco e quindi può scatenare ad esempio ipertensione e abbiamo già visto come può essere correlata prima. Allo stesso modo c'è un'alimentazione che deve essere perlomeno bilanciata, equilibrata, che non significa che bisogna avere una dieta ipocalorica, ovvero per perdere peso tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno. No, bisogna avere semplicemente una dieta, non si mangia un primo, le verdure, il contorno, fine, cioè non è che bisogna mangiare due primi, tre secondi, otto dolci e 15 antipasti. E all'interno di questa categoria rientrano sicuramente quelli che sono gli alcolici. Gli alcolici hanno un effetto ipoglicemizzante a distanza. Inoltre, i metaboliti, ovvero i prodotti che derivano dalla degradazione della molecola di alcol nel nostro organismo, sono cancerogeni, per cui in realtà noi non stiamo facendo altro che prendere un prodotto cancerogeno. E per quanto noi ci lamentiamo dell'olio di palma al supermercato, le bottiglie di alcol le bevono tutti, per cui due pesi e due misure. Ho fatto diversi video sull'alcol e il diabete, per cui è inutile che in questo momento faccio di nuovo tutta la pappardella, c'è cioè l'altro video, magari ve lo lascio in alto a destra. Abbiamo poi fare esercizio fisico, come ho detto in altri video, basta mezz'ora di passeggiata tutti i giorni, che può essere una passeggiata divisa in modalità, anche ad esempio parcheggio più distante rispetto all'ufficio dove lavoro, e faccio le scale per arrivare all'ufficio invece di prendere l'ascensore, anche se è al quarto piano, in questo modo mi attivo, muovo le giunzioni, gli articolari, i muscoli si muovono e comunque viene messo in moto il metabolismo, consuma un po' di energia, le gambe sono più attive. Inoltre, fare attività fisica permette anche di invecchiare meglio, per cui in generale è un consiglio che va sempre bene quello dell'attività fisica. E ovviamente un'eventuale inattività fisica o dieta scompensata si riversa poi su quella che sono problematiche riguardanti il peso e oscillazioni di peso non favoriscono ovviamente una prevenzione del diabete, anzi, io ti ho dato qualche consiglio per poterti quindi aiutare a prevenire il diabete. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che riguardano quindi la gestione delle terapie, le glicemie, il diabete e lo sport, ma anche i sensori per monitorare la glicemia. E ti ho detto quello che ti devo dire. Ti ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscriverti al canale. E noi ci vediamo martedì. Ciao!